Amici di Italian Fishing TV, siamo ancora qua sul Valle Lepri e piano piano ci stiamo avvicinando alla postazione di un altro grande campione della pesca al colpo, il commissario tecnico della nazionale italiana, che proprio quest'anno qui su questo canale, anche se eravamo all'interno delle vallette, si è laureata campione del mondo. Allora, caro Rudy, tu quest'estate durante i mondiali hai dispensato consigli ai tuoi ragazzi, ai tuoi atleti per dominare questo campionato del mondo. Segreti sembra che non ce ne siano per gente come te. Ma i segreti non è che non ce ne siano, ce ne sono sempre. Però quest'anno noi eravamo molto a posto su questo campo di gara e abbiamo ottenuto, secondo me, il massimo di risultati che dovevamo ottenere, meritatamente, sotto tutti i punti di vista sportivi. Come ci si deve comportare da commissario tecnico in un campionato del mondo di pesca? Lasciare correre i cavalli di razza o vanno comunque imbrigliati in uno schema, in una strategia? Ma ci vuole il bastone e la carota, ci vuole un equilibrio nel momento in cui puoi lasciarli andare, li lasci andare, anche perché sono talmente bravi, devono avere anche dell'estro e devono usare anche le loro capacità. Poi nel momento in cui di coordinare i lavori c'è bisogno di un commissario tecnico che lo vede, che sia intelligente nel mettere a posto questi piccoli particolari, diciamo. Ci sono degli sport che sono marcatamente sport di squadra, come il calcio, no? Dove ci sono le varie formule, le varie impostazioni, e ci sono altri che sono sport fortemente individualisti. La pesca dove la collochi tu? Il gruppo è molto importante, però ci vogliono anche delle capacità individuali. Tu nel doppio ruolo di commissario tecnico e di agonista della prima squadra dell'Oltre Arno Colmici, come ti ci trovi? Da Dio, perché conosco un po' tutti i pescatori che sono in squadra con me, li conosco molto bene, e stando nel settore, pescando anche contro gli avversari che poi sono i potenziali nazionali, mi dà modo di conoscerli sia a livello agonistico che a livello caratteriale. Per me è molto importante questo fattore. Bene, complimenti, ti lascio pescare perché la gara sta volgendo al termine, in bocca al lupo per il proseguio. Grazie, grazie. Ciao Rudy. Amici di Italian Fishing TV, bentrovati. Ci siamo spostati di postazione sul Valle Lepri e in questo momento stiamo avvicinando un protagonista di questa Coppa Colmici. Abbiamo qui con noi Andrea Collini, il patron della Colmici. Allora Andrea, bentrovato e ben arrivato qui ad Ostellato sul mitico Valle Lepri. Grazie. Le prime volte che ti ho incontrato ancora non avevi qualche capello grigio e pescavi i carassi. Oggi sicuramente con le brem come te la cavi? Oggi è veramente triste, non si sta prendendo niente, però direi che è sempre una bella emozione riprendere una canna in mano dopo ormai, quanti sono, 7, 8, 10 anni che ho smesso di fare le gare. Vedo però che ancora, insomma, sono abbastanza preciso. Pesca ancora benino, via. Vuol dire che comunque la stoffa c'è e mancano solo i pesci, che ovviamente sono un po' condizionati da questo freddo che è piombato su Ostellato in questi ultimi giorni. Ma stamani mattina erano 2 gradi e ovviamente anche su un fondale così basso come qua siamo alla trava, che ci sono 80 centimetri di fondo, il pesce lo sente per forza, lo sente immediatamente. Pertanto si trova qualche bremettina sporadica, ma direi che come al solito, io ripeto un'altra volta, siamo tutti in compagnia e così va proprio bene. Tu che fai parte di una società che si chiama Polisportiva Oltre Arno Colmici, proprio alcune settimane fa qua vi hanno visto protagonisti andando a vincere lo scudetto tricolore che poi vi consegna il passaporto per il mondiale per club. Una bella soddisfazione da questo circondariale. Direi proprio di sì, è stata una gara estremamente emozionante perché è stata una gara tiratissima, merito sempre, devo dire, all'Alessio Emiliano Tubertini, che è sempre protagonista, è un rivale che oggi tocca a noi, domani tocca a loro, ecco. Allora viva il circondariale e viva le brem che hanno rivitalizzato un po' l'agonismo nel nostro paese. È vero, ne abbiamo bisogno da tutte le parti. Buon proseguimento Andrea, eh? Ciao.
Adesso, amici, andiamo a disturbare un altro personaggio che sta scrivendo pagine importanti nell'agonismo del nostro paese. Sto parlando in questo momento con un volto conosciuto a tutti, un personaggio che spesso lo troviamo sulle copertine dei più importanti giornali di settore, il nostro campione del mondo Jacopo Falsini. E per intervistare Jacopo Falsini gli chiediamo di interrompere un attimo la pesca. So che in questo momento non ti do troppo fastidio perché la pescosità è abbastanza scarsa. Allora, Jacopo, tu qui hai dominato tantissime volte. Mi ricordo addirittura una volta in una gara, eravamo a spalla, si vinceva con l'arborella e riuscisti addirittura, non avevi le canne d'arborella dietro, a modificare un galleggiante inglese, me lo ricordo perché eri già famoso allora, a recuperare una gara stratosferica. Oggi non ci sono le arborelle ma ci sono le Brem. Questa polisportiva oltre Arno Kolmic ha fatto passi da giganti sulla Brem con le pasture, le terre, e lo avete dimostrato andando a vincere non solo sul circondariale ma su tutti i campi di gara italiani. Non ha più segreti questa Brem per voi dell'Oltre Arno? Allora, la pesca di questo pesce è comunque una cosa che ci attrae, perché abbiamo sempre avuto difficoltà all'estero, anche con la nazionale, quando c'era da pescare questi pesci qui e c'era veramente delle differenze con le altre nazionali ben evidenti, non con una per dire magari per come poteva essere l'Inghilterra, la Francia e il Belgio, ma anche tutti i paesi dell'est che magari tecnicamente prima potevano sembrare indietro, ma quando c'era a pescare questi pesci ci facevano sempre, cioè, sempre durare fatica. Ecco. Oggi per fortuna abbiamo questi pesci qua da noi, sia postellato sia negli altri canali, e piano piano siamo riusciti a arrivarci sopra. I risultati si vedono sia a livello di club, ma si vedono anche con la nazionale, perché nel 2007 abbiamo vinto il primo mondiale su questo pesce qui in Ungheria, con una pesca così, con la canna all'inglese, una pesca molto simile a quella che stiamo facendo oggi, e poi abbiamo vinto anche l'anno scorso, cioè scusami, quest'anno qua ho stellato sempre su questo pesce qui. In pochi anni siamo riusciti a colmare la differenza che c'è stata per tanti anni di pesca. Ti voglio fare una domanda. Tu, che sei un campione del mondo, che conosci Ostellato come le tue tasche, che consiglio ti senti di dare a un pescatore sui prodotti da utilizzare in questo canale? Per esempio, voi di casa Kolmic, che prodotti utilizzate quando venite a fare una finale di un campionato di italiano di società? Noi sinceramente non usiamo niente di diverso da quello che commercializziamo come azienda, come Kolmic, cioè come base noi abbiamo due tipi di terra di somma, che è la Powell's, che ci sta sia in versione naturale sia in versione scura, quella nera, la dark diciamo è quella di colore naturale, e quelle si usano come base. Insieme a quella, a seconda magari dell'esigenza, si può utilizzare, si possa mescolare anche con della bentonite, può essere rosso o grigia, una un pochino più elegante, la grigia è un pochino meno la rossa. E diciamo questo per quanto riguarda le terre, quando c'è da utilizzare il fuel. Per quanto riguarda le pasture, noi come base abbiamo due pasture che sono una di color naturale chiaro, che è la Speedo, e una è la Wonder Black, che è di colore nero. Anche quelle sono le altre due pasture che utilizziamo come base, però le mescoliamo a volte anche con altri tipi di pasture, magari anche con delle pasture italiane. Qui diciamo come sostegno a quelle due pasture potrebbe andare bene anche l'Ecstasy 10.000, che è una pastura abbastanza elegante quando c'è parecchio pesce. Bene, oggi siamo impegnati qui nella Coppa Kolmic, una manifestazione amichevole a margine dell'Italian Master che si è svolto ieri, che tra l'altro vi ha visti ancora una volta quasi protagonisti. Ti ho visto togliere ancora dei conigli dal cilindro anche negli ultimi minuti. La gara qua è ancora lunga, magari qualche coniglio che gira c'è caso che salti fuori. Ma sai, qui siamo a Valle Lepri, magari se non c'è un coniglio se ne andrà una lepre. Dai. Grazie, complimenti, in bocca al lupo per la pescata.
sul Valle Lepri, nell'ambito di quella che è la Coppa Kolmic, una gara organizzata dall'azienda fiorentina che ha richiamato diversi agonisti da tutta Italia. Andiamo ad intervistare un pescatore che è molto conosciuto e soprattutto dopo l'ultimo mondiale che si è svolto proprio qui sul circondariale è diventato ancora più famoso. Sto parlando del campione del mondo Andrea Fini e a questo riguardo gli andiamo a chiedere come sta andando la sua pescata. Seguitemi amici. Andrea, so che sei concentratissimo nella tua azione di pesca, non ti voglio disturbare, perché che si tratti di campionato del mondo, campionato italiano di società o Coppa Kolmic, tu ci metti sempre il massimo impegno e la massima concentrazione. Allora Andrea, ti vedo con la canna inglese in mano, presumo che il pesce tu lo voglia cercare nelle profondità al centro del canale. Come sta andando la tua gara? Diciamo che stamani mattina abbiamo pescato all'inglese per due motivi. Uno per il freddo, perché non si tiene la rubosina in mano. Uno ha un problema tecnico sul braccio destro. Qualche pesce ha risposto. Diciamo che ho preso una diecina di bremette. Dai, non ci lamentiamo, perché pensavo peggio. Ho visto il rubosina, è uscito due o tre placchettine. È chiaro, tira un vento che è allucinante, freddissimo. Ci congela. Beh, un vento che invita ovviamente alla pesca all'inglese. Ti vedo pescare ad una distanza, presumo, sui 35-40 metri, se non sbaglio. Guarda, per essere preciso sono a 35 metri. Ah, ecco. Quindi. E sei stato precisissimo. L'unico problema, questo vento che una volta viene in parte, una volta viene in faccia, ti costringe a pasturare non bene, ecco. Pasturando meglio forse qualche mangiata in più si prenderebbe. Ecco, perché è proprio vero che per avere successo nella pesca della Brem l'elemento principale è la precisione. Hai detto veramente bene, purtroppo più sei preciso con la pasturazione più hai la facilità di vedere una mangiata in più, ecco. Con la canna inglese l'abbiamo visto pescare recentemente anche nella finale del campionato italiano di società, dove ha dominato e dove con la sua squadra, la Polisportiva Oltre Arno Kolmic, ha vinto lo scudetto tricolore che lo spedirà dritto dritto in Portogallo il prossimo anno al Mondiale per Club. Speriamo che in Portogallo, a Capesao, già il posto lo conosciamo, portasse bene. Bene, allora noi vi seguiremo, vedere pescare un campione del mondo come Andrea Fini qui ad Ostellato non capita tutti i giorni e lo salutiamo e lo ringraziamo per questa intervista.